sono nati appunto dei percorsi di fuoriuscita con denunce, raccolti abbastanza inquietanti. Il controllo delle vittime. Ma questi trafficanti appunto come controllano le vittime? Le storie di denunce sono state tante, quelle che ho seguito in modo particolare, quelle delle nigeriane, ma albanesi, alcune cinesi, rumene, tantissime, brasiliani. La maggior parte, una delle cause principali è quella del debito che crea la schiavitù. Questo riguarda tutti i migranti, anche quelli che non sono sfruttati nella prostituzione. Tutti i migranti che arrivano illegalmente pagano un debito, devono restituire qualcosa a qualcuno, che siano 70.000 euro, 80.000 euro delle nigeriane o 25.000 euro dei cinesi, non cambia molto. Ci sono dei soldi che si restituiscono a qualcuno. Quello che cambia è, appunto, da un lato ho il migrante che contatta qualcuno per farlo venire in Europa e in quel modo contratta il suo debito, quello che dovrà restituire. Dall'altro lato c'è chi invece, quando una volta giunto a destinazione, e lì scopre che deve restituire una cifra che non sa neppure qual è la reale quantità, entità di questa somma, e quindi decide di impegnarsi tra virgolette, di stare a quest'obbligo, di sottostare a queste forme di sfruttamento e di fare in modo che possa restituire questi soldi, perché le cause poi sono le rappresaglie alla famiglia nel paese di origine, il controllo attraverso forme rituali, magiche, il tanto così citato voodoo o juju, come viene più specificamente chiamato in Nigeria. Questo è un tema delicato, perché in realtà quando si tratta di raccogliere le prove, la ragazza racconta nella sua storia: mi hanno preso i peli del pube, mi hanno preso il sangue, è stato fatto un rito molto grave che si chiama Yelala, che è un rito di morte, che se io non restituisco i soldi mi uccidono la famiglia nel mio paese. Allora, ecco che subentra un po' di imbarazzo in genere da parte di chi deve ascoltare questa storia e assumerla anche come elemento elemento di costruzione per quella che sarà la sua denuncia, per quello che deve essere il perno appunto della sua denuncia. Io credo che questi aspetti debbano essere veramente affrontati con serietà, non con quell'idea che ma queste sono tutte cavolate, ci credono, che stupidi. Perché non è così, perché l'Africa è tutta così, si basa tutta su rituali magici, su un sincretismo fortemente appunto tra religioni diverse e credenze. E spesso le donne che sono anche cattoliche, si dichiarano cattoliche, in realtà hanno anche una certa remora, perché magari qualcuno nell'ambito della famiglia è animista, perché la famiglia nigeriana è composta armonicamente, al contrario di quello che spesso ci viene fatto credere anche con le questioni di Boko Haram al nord, spesso la famiglia nigeriana al sud è composta dalla zia musulmana col velo, dalla mamma cattolica, dal papà animista, dal fratellino che sta per intraprendere la carriera di pentecostale. Ci sono veramente tante forme di espressione religiosa e spesso, quando sono stata in Nigeria, io mi sono anche così più ammirati per questa capacità di stare insieme armonicamente in una famiglia dove c'erano persone di diversa religione, come se non fosse un fatto fondamentale della vita di ognuno, ma ognuno era lì per quello che è, con la sua storia e col suo credo, ed era automaticamente e normalmente rispettato, una cosa normale. Quindi con questo intendo dire che tante volte appunto si prende un po', si scherza un po', si fanno delle battute, che va anche bene, ma forse vanno approfondite queste questioni, perché se si vuole veramente convincere una ragazza a denunciare bisogna trovare un sistema anche in modo creativo, perché a volte è necessario, di convincimento, di aiuto, di incoraggiamento, anche attraverso appunto il prendere seriamente quello che lei sta dicendo. Per esempio, uno dei suggerimenti che un antropologo africano,
da questo punto di vista ci aveva dato a noi e anche alla polizia durante una delle formazioni realizzate in passato, era stato di dire alla donna che quando avete trovato il pacchetto delle piume di gallina, il sangue, le unghie, è stato distrutto, è stato bruciato, perché questo per esempio incoraggia alla denuncia, perché vuol dire che è stata bruciata quella cosa che poteva essere un danno grave per la sua famiglia nel paese di origine. Questi sono stati alcuni dei suggerimenti, ma dagli anni 90 ad oggi di casi ne ho visti tantissimi e veramente ogni regione ha trovato una sua soluzione. In Trentino, in un caso, è stato chiamato il sacerdote cattolico normale, che si è un po' vestito da sciamano e ha trovato il modo di convincere questa donna, che era assolutamente certa di morire, si era stesa nel letto, non voleva più alzarsi, e invece poi ecco che è riuscito a convincerla e a portare avanti quello che era il suo percorso. Non va sempre bene, non va sempre bene, ma per le donne, molte donne sono morte in tutti questi anni. Negli anni 90 le donne uccise in Italia, prostitute, se ne aveva un'idea di quante fossero. Oggi, anni 2000, nessuno più le ha contate. Perché? Perché vengono archiviati questi casi, perché tanto è una prostituta. Questo è lo stigma di cui ancora oggi le donne sono vittime, le donne migranti, le donne italiane prostitute sono vittime. Ci sono ancora le donne italiane prostitute in strada, sono le tossicodipendenti, le più svantaggiate, quelle proprio veramente malmesse. Le donne provengono da tanti paesi, l'abbiamo detto, la Nigeria rimane il paese predominante in tutta Europa. Sono arrivata da poco da un incontro a Innsbruck sul traffico di esseri umani e la Nigeria in tutti i paesi rimane quello predominante, con tutte le difficoltà che abbiamo noi. Non è che gli altri hanno delle soluzioni, anche gli altri hanno gli stessi problemi. Nei centri di chiedenti asilo sono nigeriane. L'unica cosa è che a volte arrivano già con i documenti italiani, quindi questo è un aspetto che poi verrà segnalato. Romania, Bulgaria, Albania, Moldavia, Cina, Thailandia, Filippine, Brasile, Ecuador, Colombia. La Cina si è affacciata nel nostro paese con altri argomenti. Adesso ha scoperto i centri di massaggio orientali. Le ragazze cinesi, giovani, che arrivano in Italia, spesso per far soldi subito, trovano quello come collocazione immediata. Non si tratta di centri estetici, ovvio, se qualcuno di voi c'è stato, ha avuto modo di andare a farsi un massaggio, può essersi reso conto che chi ti accoglie non è la cinese col camice bianco che fa l'estetista, ma è la ragazzina in shorts e paillette che ti chiede, insomma, ti accompagna e senza chiedertelo ti fa un massaggio, poi tu a un certo punto la fermi e dici no, questo no, e quindi c'è un problema grave che si sta sviluppando, su cui ci sono delle ricerche ovviamente in corso, delle osservazioni in determinati centri, perché quello che emerge ad esempio è che per risolvere un problema che era la nascita di questi centri è stata comunque fatta una circolare per cui questi centri non hanno devono essere centri di massaggi di benessere, quindi non hanno degli obblighi normativi particolari, per cui tranquillamente possono essere aperti e gestiti come vengono gestiti in questo momento, con tutta una serie di conseguenze che non sto a raccontare qui, tra cui quello della salute, di cui io personalmente mi sono occupata con i progetti europei. Di questa slide direi solo che purtroppo la maggior parte delle persone che arrivano non arrivano soltanto perché c'è nulla, che si lasciano alle spalle, ma a volte ci sono appunto situazioni ben più gravi, no? Conflitti sociali, politici, questioni di genere, la domanda di lavoro a buon mercato che è molto più attraente e una politica migratoria restrittiva, perché anche questo fa parte di un elemento che in qualche modo stimola questa immigrazione clandestina. Quello che dicevo prima delle ambasciate, della difficoltà di rilasciare dei visti regolari, è un problema grave, perché le ambasciate non hanno o le risorse o la forza o la volontà o questioni politiche di affrontare questo tema in quei paesi lì.
con, attrezzandosi di un dipartimento che si occupi per esempio di traffico di esseri umani e quindi cercando di organizzare la, ripeto, nell'ambito magari di una cooperazione più incisiva dei programmi di formazione. In questo senso forse per esempio la Svizzera, che ha dei programmi di questo tipo, avrebbe qualcosa da insegnare. E poi, non so, io ho elencato delle conseguenze individuali e collettive che mi sono immaginata rispetto alla tratta degli esseri umani e che le persone poi vivono o individualmente o che si ripercuotono collettivamente, perché è innegabile dire che ci sono delle ripercussioni collettive, che sono quelle sicuramente da un lato di grosse organizzazioni criminali che si compattano, che si formano e che sfuggono molto spesso alle istituzioni perché lavorano nel sommerso, perché non si capisce bene il dialetto cinese. E io sono d'accordo sulle intercettazioni telefoniche, è l'unico modo che col mondo dell'immigrazione possano in qualche modo funzionare. Però qual è il problema successivo? È avere gli interpreti, avere chi le traduce, avere chi le mette per iscritto in modo che siano considerabili alcuni elementi, avere il personale, perché poi le risorse anche umane mancano e quindi ci vuole un investimento delle istituzioni. E si ritorna un po' al discorso di stamattina dei protocolli d'intesa. Sì, vanno bene i protocolli d'intesa, dei principi ben scritti, le cose da fare, però poi ci deve essere anche un investimento economico, perché se io ho degli uomini ma poi non gli pago gli straordinari perché non si possono pagare, certo anche la polizia con tutta la buona volontà non è che può, come dire, trasformarsi in Rambo, no? Lavorare 24 ore su 24. E credo che questo non è così banale, è importante. E la corruzione è l'altro elemento che volevo citare, perché ne ho parlato. In tutti questi anni sono sempre stati riportati appunto elementi di corruzione da parte un po' di tutti, di tutte le istituzioni, in Italia, in Europa, nei paesi da cui provengono queste persone. In modo particolare Nigeria, Cina hanno continuamente cercato di lanciare, grazie alle Nazioni Unite, a fondi delle Nazioni Unite, programmi di riduzione della corruzione all'interno dei paesi. Ma è evidente che non basta, non è sufficiente, perché continua comunque ad essere un problema, uno dei principali problemi che devono affrontare, quello della corruzione, legato essenzialmente ad una situazione di povertà enorme, diffusa, dove non è povero solo una parte della popolazione, ma è povera l'80% della popolazione. Un paese dove ovvio manca la luce tutti i giorni, la polizia è fatta di stracci, non ha neanche il fax nella sede centrale della polizia di Main City. Se provate a immaginare questo grande villaggio, non c'è un fax dove ricevere magari un documento dedicato per scambio di informazioni e così via. Quindi ci sono sicuramente, ecco, molte questioni da impanare, perché a volte vengono appunto pronunciate anche da a livello internazionale dei protocolli d'intesa, di scambio tra governi, ma bisogna poi conoscere anche la realtà quotidiana di chi lavora su questi temi in questi paesi e quindi capire che magari quel fax mandato con determinate necessità di informazioni non potrà mai arrivare perché magari si è perso nel frattempo. Ma non solo, anche le modalità culturali sono diverse. Noi pensiamo di mandare l'email, di scrivere a sede della procura, vogliamo questa informazione, e non arriva. Non arriva perché dall'altra parte non c'è questa modalità di comunicazione. Ovviamente in questi anni tutti si sono posti a vari livelli il modo e le strategie per contrastare il fenomeno della tratta. Io sono sempre dell'idea che la prevenzione è una delle questioni fondamentali da considerare,
In modo particolare anche sul tema dei crimini online, poco fa si discuteva con alcune altre persone dei crimini online, delle persone vittime di fatti appunto legati anche a questioni sentimentali, dove hanno perso ingenti somme di denaro o anziani. E questo è un tema ancora poco tenuto in considerazione, perché si dice spesso che è difficile affrontarlo, perché spesso questi crimini vengono commessi in altri paesi, sono sempre quei paesi lì, Ghana, Nigeria, che conosciamo già. E certo che è difficile, però forse bisognerebbe considerare anche un pochettino più seriamente la storia di queste persone, che vengono ascoltate in un modo diverso, considerate in un modo diverso, perché c'è una grossa materia, e sempre di più comunque viene utilizzato, vengono utilizzati appunto i diversi così, agganci online, e qui parliamo soltanto appunto di persone adulte, però immaginate tutto quello che invece pedofilia o minori. E tra l'altro anche internet è stata una delle fonti ricercate nell'ambito appunto del lavoro sulla prostituzione indoor, ad esempio, è uno ormai dei mondi utilizzati maggiormente per l'aggancio appunto della prostituta. Quando arriva un cliente, quando arriva un businessman, come vengono si autodefinisce, i businessman cinesi o giapponesi non hanno problemi, perché loro vanno su un sito rivolto agli asiatici, prenotano la ragazza nell'albergo a Milano la notte tale, e quindi tutto è fatto. Che poi la ragazza, non sappiamo se si tratta di una scelta libera o no, sarebbe tutto da, sarebbe da chiedere alla ragazza. Ma questo per esempio è il mondo online, che è tutt'altro rispetto a quello che è il mondo nostro a cui siamo abituati di strada, dove tutto sommato le unità di strada, di cui non si è parlato, ma le unità di strada a Torino, quel mezzo con cui vanno gli operatori a parlare con le donne in strada, è molto importante, perché permette di monitorare la situazione, permette di monitorare le violenze di cui sono vittime, e sono sempre più vittime di violenze in strada, violenze sessuali e violenze di aggressioni comuni. Quindi, dicevo, la prevenzione, che è importante farla sia nel nostro paese, in Europa, sia nei paesi di provenienza. Questa informazione va fatta non solo con i cartelloni pubblicitari, che spesso con gli acquazzoni vengono portati via, ma va fatta proprio ad hoc nelle scuole, con i gruppi di ragazze che fanno parte di gruppi di empowerment, perché c'è bisogno di rafforzare la propria autostima. Le ragazze nigeriane, ad esempio, hanno tanti sogni ma poca autostima, poca fiducia in se stesse, pensano che comunque è l'uomo che poi porterà via tutto, quel poco che avranno lo porterà via l'uomo. In effetti in questo ci sono state delle esperienze appunto di tipo lavorativo in Nigeria, fatto con delle donne nell'ambito di un programma di microcredito, dove poi i fratelli hanno scippato. Andiamo alle conclusioni, sì. Una piccolissima annotazione urgente. Verosimilmente nella pausa caffè a qualcuno sono cadute delle chiavi della macchina. Chi le ha perse può ritirarle al bancone nostro della segreteria esterna. Prego. Io ho terminato questa, appunto, le strategie per contrastare sono prevenzione, dicevo, la protezione delle vittime, perché l'accoglienza, un programma. E qui anche un po' il mio ruolo in procura è quello di tutelare il percorso della vittima, concertando, coordinando le attività con le istituzioni, con le associazioni che raccolgono. Il miglioramento delle legislazioni esistenti, perché comunque non è abbastanza. Quel famoso decreto legislativo 286, articolo 18, con cui abbiamo accolto tante donne, i percorsi di denuncia eccetera, ci dice che nel 2013 il Ministero dell'Interno ci dice che ci sono state 361 denunce, di cui 202 donne. Di queste 202 donne, 131 nigeriane.
Invece, per quanto riguarda la Direzione Nazionale Antimafia, ci dice che rispetto a, alla riduzione in schiavitù e alla tratta di persone, all'acquisto delle azioni di